Buonasera, buonasera a tutti amici di Piero da Saronno, bentornati sulle nostre web frequenze. Ritorniamo dopo due settimane di trasferte belle vittoriose per i ragazzi del Basket Rovello. La prima conclusasi con un bel 68-53 in quel di Olginate e la seconda che ha visto Rovello primeggiare ai supplementari per 66-65 contro il Basket di Cusano. Ora riprendiamo con due partite casalinghe, questa con la pallacanestro di Meda, la Virtus Meda che è all'ultimo posto della classifica del nostro girone, e poi la prossima settimana ospiteremo la Fortitudo Busnago che invece è sopra 4-6 punti rispetto alla nostra squadra. Cominciamo con Bosa, con Barbizan, Sugar del Pero, Ale Corno e il nostro Lucone Bernia contro una squadra di giovinastri di Meda. Subito infrazione di Bernia e va subito la palla ai nostri avversari. Meda che gioca con il numero 11 Lanzani, con il numero 5 Tornari, con il numero 8 Longoni, con il 19 che è Caffara e con il numero 11 che taglia sotto Lanzani. Il 18, scusate, che viene dimenticato da Bernia, Andrea Grassi, centro. I ragazzi sono tutti molto giovani, sono tutti 93, 94, 95, provengono dal basket di Desio. Gira la palla veloce sul perimetro con i ragazzi che sono in una zonaccia, penetrazione di Barbizan, ex della partita, che riconquista il suo rimbalzo, va con la mano contraria in semigancio e realizza i primi due punti della nostra partita, due pari. Noi giochiamo a uomo, sale veloce il basket Meda, gira veloce la palla con Longoni per Caffara, passi, infrazione di passi del numero 5, viene arresto e tiro, riconquistiamo il pallone, rimessa laterale, porta palla Del Pero, che chiama lo schema papero, riceve Bernia, Corno si disinteressa del pallone, va in fondo, ancora per Boss la palla di Del Pero, Boss ancora che va in mezzo a tre e che subisce un fallo da parte del numero 11 di Tommaso Lanzani, che è un play guardia. Rimessa dal fondo, si asciuga un po' il campo ed è la squadra di Meda, è capitanata da Sante Chionchio, il suo capo allenatore, e il vice allenatore è Dario Lo Storto, che è anche nostro allenatore per quanto riguarda i ragazzi dell'Under 15. Gira sul pallone Corno per Boss ancora per Corno che va in penetrazione sulla difesa, arcobaleno che non va, Barbizan altro rimbalzo, si gira, esce la palla per Bernia, gira sul perimetro Chionchio a zona contro i nostri ragazzi, cercheremo di aprire la difesa, ancora per una penetrazione e lo scarico che non va di mister Barbizan, sfugge la palla poi a Barbizan, conquista Tornari il pallone, la scarica per un contropiede velocissimo di Caffara e sono 4-2 per i ragazzi di Meda. Lungo il pallone per Corno, intercettato da Grassi, arresto e tiro in bomba che non va da parte di Tornari. Corriamo anche noi, ci adeguiamo al loro gioco, poi loro si schiacciano in difesa a zona, temporeggiamo con Bernia, Boss che va in gancio per Bernia che non raccoglie l'assist, scarico e fallo del numero 5, ancora Tornari, Matteo Tornari, che colpisce ed è il suo primo fallo. Rimessa dal fondo per Boss che finta il tiro da tre, scarica poi per Barbizan in mezzo per Bernia che si fa strappare il pallone e poi Bosa lo riconquista in modo favoloso, scarica per Sugar del Pero che subisce un bel fallone da parte del numero 19 Stefano Caffara, si conquista i primi due tiri liberi della partita.
Dobbiamo riuscire a tirare un pochino da fuori, primo fallo anche di Stefano Caffara, due tiri liberi per Sugar Del Piero, il primo è perfetto. Secondo libero di Del Piero. Bernia va in area, ma è inutile la penetrazione di Bernia quando va dentro pulito il pallone. Quattro pari, consegnato per Lanzani. Ancora gioco da solo e poi Barbisan va a commettere fallo sul numero 18. Andrea Grassi dimenticato già per la seconda volta. A parte di Bernia, minuto di sospensione, Manuel vuole parlarci un pochino sopra a questi, a queste paio di dimenticanze che abbiamo fatto in mezzo all'area. Ricordiamo i due arbitri che sono qui a centrocampo, vicino a noi sono Massimiliano Gilardi della Federazione di Sondrio e Alvaro Arienti di Besana Brianza. Manuel ci vuole parlare sopra perché effettivamente abbiamo dimenticato per due volte sempre Andrea Grassi in mezzo all'area da solo, e comodamente Tornari gli ha servito un paio di assist, il primo dei quali è andato dentro, il secondo dei quali abbiamo dovuto commettere fallo per fermarlo. Ricordiamo, oggi abbiamo una nuova entrata nella nostra panchina, in quanto si è infortunato anche Cristian Gorni in allenamento. E abbiamo Riccardo Losa con il numero 10 che lo sostituirà degnamente, indubbiamente. Sono due tiri liberi ora per il numero 18, Andrea Grassi. Due liberi. Buono il primo libero di Andrea Grassi. È buono anche il secondo. Ale Corno, Bernia, sono in zone press adesso i ragazzi di Meda. Viviamo veloce il pallone. Ok, siamo a posto. Giochiamo a passaggi senza palleggi. Giochiamo largo per Corno che va a liberarsi. Ciappa e tira, corto. Contropiede subito per i ragazzi di Meda che vanno nell'angolo. E poi si palleggia sui piedi Caffara e riconquistiamo fortunosamente il pallone. Rimettiamo con Ale Corno e con Sugar Del Piero, giochiamo uno, adesso sono a uomo i ragazzi di Meda. Esce Corno da due blocchi, cerca di liberarsi, Bosa la riceve, fa il ricciolo, arcobaleno di Bosa che va dentro molto bene. Sei pari dopo 4 minuti di gioco. Meda allora con Tornari. Tornari cerca un uomo libero, eccolo che si libera poi Lanzani, ancora per Tornari, blocco dove cambiamo regolarmente, scarico sotto ancora per Andrea Grassi e poi senza neanche saltare il nostro Luca Bernia lo stoppa. Taglio di Barbisan, ancora con la mano destra, appoggia comodamente al ferro. Sta giocando parecchio bene questo ultimo periodo Barbisan. Scarico sotto per Longoni, fuori ancora per Caffara. Penetrazione e poi scarico e ancora scarico. Una serie di scarichi. Poi buttata nelle mani del numero 8, Longoni, che non la trattiene un solo secondo per giocare questa azione. Non dobbiamo far ricevere assolutamente l'assist che non va. E poi corriamo, veloce, veloce, veloce. Barbisan in penetrazione, schiaccione, schiaccione di Barbisan che inchioda, un ottimo contropiede e sono 10-6 per i nostri ragazzi. Cambio di gioco, pick and roll, tiro da 3, il numero 11, e poi corriamo. Bosa contrastato molto bene il tiro, scarico ancora per Barbisan, fuori per Luca, per Boss, bravissimo, scarica fuori per Barbisan ancora che va a tirare,
in posizione dal gomito che è tipica di Nicola Sporro. Arresto di tiro in transizione di Caffara che non va. Bosa allora cerca di far respirare la squadra, temporeggiamo un attimo con Sugar per Boss. Boss viene Luca Bernia per il blocco, scarica per Corno, arresto e tiro di Corno, è lungo, è dato scordinato e siamo sempre 10 a 6 per i nostri. Gira il pallone sul perimetro Meda con Lanzani, scarico e poi sfondo del numero 19 Stefano Caffara, sfondo su Luca Bernia. Riprendiamo con una rimessa per i ragazzi di Rovello. 10-6, abbiamo sprecato un paio di buone occasioni. Cambio nelle file del basket di Meda, entra il numero 12 Riccardo Pellizzoni ed esce il numero 19 che, se non erro, ha già due falli. Sono già arrivati al bonus i ragazzi di Meda. Lo chiamo schema 1 con Sugar Del Piero, Corno che esce da due blocchi, francobollato da Pellizzoni, Bosa esce dal ricciolo, stoppatona intercettata da parte di Grassi il numero 18, poi gioco per Barbisan che è troppo altruista, la scarica Luca Bernia e la perde, esce poi e poi fa passi per mettere a posto i piedi il numero 12 Pellizzoni. Aveva un piede fermo, secondo me l'arbitro è stato tratto in inganno, non era infrazione di passi, era buonissimo secondo me. Allora giochiamo ancora con il sul 10 a 6 su Sugar sotto e poi fallo del numero 11 che trattiene, sono due tiri liberi per i nostri ragazzi, per Andrea Boss. Chionchio ha qualcosa da dire, dice 5 falli a 1 per i ragazzi del basket di Rovello, secondo lui c'è qualcosa che non va. E subito l'arbitro Alvaro Arienti va a redarguirlo e dice la prossima volta, è un bel tecnico per lui. Vediamo i due tiri liberi di Andrea Bosa. Buono il primo libero, Andrea Bosa che ha realizzato gli ultimi canestri del supplementare che ci ha visto vittoriosi in quel di Cusano Milanino. Secondo libero di Boss, è corto e poi addomesticato dal ferro, rientra, cambio per i ragazzi di Chionchio, entra Andrea Verucchi e va ad uscire il numero 11 Tommaso Lanzani. Allora sempre Tornari che porta il pallone, ancora Tornari che la scarica per Pellizzoni, Pellizzoni per Tornari ancora, cerca di ubriacare Sugar e poi un tiro che non accarezza neanche il ferro. Minuto di sospensione ora per Chionchio. Minuto di sospensione per Chionchio che ci vuol parlare sopra. Ricordiamo che i nostri ragazzi del basket Rovello hanno 18 punti con 9 vinte e 9 perse. Si trovano al sesto posto della classifica che è capitanata da Cermenate che ne ha soltanto 2 perse. Seguita da Palmilano con 5 perse, Cusano con 6, Olginate con 6 e Fortitudo Busnago con 6 perse e basket di Lentate con 8 perse e 10 vinte. Meda purtroppo è all'ultimo posto, paga un po' la giovane età dei ragazzi, l'inesperienza dei ragazzi, ha comunque un Tommaso Lanzani che è il loro numero 11, che è uno tra i migliori realizzatori con 15 punti di media partita del nostro girone. E hanno anche l'altro Riccardo Pellizzoni che è il numero 12 che anch'esso ha più di 10 punti di media partita, mentre i nostri giocatori sono sulla seconda pagina, però ne abbiamo ben 6 nella seconda pagina dei realizzatori del nostro girone, in quanto ne distribuiamo molto di più i punti rispetto a delle squadre che hanno dei top scorer. Riceve subito Luca Berni allora per Del Piero che fa un'esitazione, serve un po' basso il pallone per Barbisan e poi Bosa scalfisce il ferro, è corto, corrono subito i ragazzi di Meda con Andrea Verrucchi,
Ancora passi di partenza non fischiati per il 12, scarico fuori e poi fallo di Luca Bernia che alza le braccia ma fa valere un po' troppo il fisico e Pellizzoni conquista il secondo fallo di squadra, i due tiri liberi. Cambiamo Luca Bernia, no, cambiamo Barbisan e mettiamo nostro Beretta. Primo libero sul ferro per i ragazzi di Chionchio. 3-16 ancora da giocare. Secondo libero è ciuffo pulito, 12-7. Mettiamo con Boss. Sono in zona press i ragazzi. Giriamo molto bene il pallone senza palleggiare, cercando di anticipare Bosa. Blocco per Bosa che gioca pick and roll con Del Piero, invece poi gioca con pick and roll, scusate, con Luca Bernia, poi invece viene scaricata per Del Piero che va in penetrazione, subisce il fallo. Sono due tiri liberi per noi. Due tiri liberi per Sugar. Cambio per i ragazzi di Meda. Esce Tornari, Matteo Tornari, ed entra Alessandro Casciano, anch'esso giovanissimo, 94 o 95, tutti questi ragazzi. Due liberi per Del Piero. Il primo è ciuffato, perfetto, non ha ancora avuto modo di realizzare questa sera corno, lo aspettiamo nel terzo quarto per il suo solito exploit. Buono anche il secondo libero. Ancora allora Del Piero che contrasta Casciano, esce da due blocchi Pellizzoni, consegnato poi a Verucchi, ancora sul centro, ancora Casciano, va in un ottimo scarico e poi mettiamo un fallo ignorantissimo con Sugar Del Piero, con Gabriele Del Piero. Cadiamo nel tranello del 18 di Grassi Andrea che ci fa cadere. Cambio ora per Del Piero, entrerà Davide Terraneo. No, entra corno, esce corno invece. Del Piero lo lasciamo dentro. Entra corno per Davide. Giocherà due. Davide giocherà ala Boss. È fuori il libero supplementare dei ragazzi di Chionchio, Del Piero, Bosa, ci mancano dei punti adesso, gioca fuori e poi in pick and roll con Bosa, recuperone, poi gioca con Beretta che va a fare un recupero, però non è andato nelle mani giuste, quindi rimessa per i ragazzi di Meda, 14-9. Attacca e poi infrazione di passi di partenza del numero 8 Alessandro Longoni sul passaggio di Casciano. Riceve Davide, giochiamo in mezzo, passi di Davide Terraneo, esattamente passi. Ha fatto due appoggi prima di passare il pallone, vengono fischiati i passi. Richiamo L. Esce a curare il centrone e poi contrasta molto bene Davide Terraneo insieme a Bernia. Del Piero che va a ingabbiarsi in mezzo a due, spinge poi con il corpo, si fa largo, esita. Fallo non fischiato, va in contropiede Casciano che realizza facile ed ora vanno in zone press i ragazzi di coach Chionchio. Bosa chiama il gioco, Bosa, Davide Terraneo pressatissimo da tre persone, ci passa in mezzo, temporeggia, poi esce, scarica per Bernia che non va e poi Beretta inciampa nel numero 12. Va fatto un cambio, esce Sugar Del Piero ed entra Lollo Lanzi per questo ultimo minuto e 17. E invece no, esce Boss.
esce Bosa, entra Sciu, entra Lollo Lanzi. Lanzi contro Casciano, riceve miracolosamente Pellizzoni, ancora poi Longoni, Longoni gira per Grassi, Grassi per Casciano ancora, andrà in scarico, colpisce la palla con le mani Lollo Lanzi e poi va addosso a Casciano, quindi recuperiamo il pallone, stiamo giocando leggermente malino adesso. Allora ancora Sugar Del Piero, Lollo, Lollo che la butta per Beretta che giustamente non riesce a prenderla. Terzo tempo ancorato di di Alessandro Longoni, fallo di Beretta, secondo fallo di Beretta. Giochiamo male in attacco, ci mancano dei riferimenti. In difesa siamo troppo facili. Buono anche il libero supplementare, pari si gioca, entra il numero 17 Riccardo Martin ed esce il centrone Andrea Grassi. Ancora Beretta, si libera i giocatori, Davide Terrani in mezzo all'area, fuori per Lollo, bomba di Lollo, Lollo, bombarollo, sputata dal ferro e poi fallo di Beretta che va a prendere un rimbalzo spingendo e sono due tiri liberi regalati ai ragazzi. Terzo fallo già del numero 20. Cambio. 35 ha fatto 3 falli nel giro di 3 minuti. Buono il canestro del nuovo entrato Riccardo Martin. Cambiamo subito allora il nostro Max Beretta. Buono anche il secondo libero, cambio, Beretta 3 falli, esce ed entra Giorgio Neborghi. Attacco sulla zone presa, tutto campo dei ragazzi di Chionchio che ci sta facendo un po' disperare. Ok, andiamo su, ne saltiamo 2, ne saltiamo 3, la diamo a Bernia, fuori per Lollo Lanzi, fuori per Sugar, ancora Lollo, Davide, finta di Davide, arresto e tiro in mezzo all'area, prende il ferro lungo, quasi 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 rubiamo il pallone, ultimo tiro per i ragazzi di Meda, temporeggiano, chiamano lo schema L, penetrazione e fallo di Sugar Del Piero, si conquista altri due tiri liberi Alessandro Casciano, ci siamo smollati dopo un inizio un po' sopra le righe dei nostri ragazzi, siamo un po' smollati, esce, cambio dopo il tiro, se segna cambio Rea numero 4 per una difesa sugli ultimi 8 secondi, libero per Casciano, il primo è dentro perfettamente, 17-14 per i ragazzi della Virtus di Meda, secondo libero per il play guardia, è buono anche il secondo libero, cambio, entra il numero 7 Federico Verlato ed esce il numero 8 Alessandro Longoni. 7 secondi per giocare, Lollo, Lollo che andrà a cercare un fallo, ancora con 4 secondi da giocare, 2 tiri liberi per Lollo Lanzi, cioè manina calda come lui ha di solito. Lollo, è fuori il primo libero di Lollo che ricordiamo ha una media di a 119 punti realizzati, questo è il suo 120esimo, è uno tra i primi 6 nostri realizzatori. Pressione ancora di Davide Terraneo, 2-1, lancio di una speranza che va sul ferro alto 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 e quindi concludiamo il primo quarto sul 18-15 per i ragazzi della Virtus di Meda.
Ora abbiamo qua di fianco a noi un paio di giocatori infortunati ai quali chiediamo un parere su questo primo quarto. Vediamo se ci dice qualcosa Cristian Gorni, non vuole parlare. Nicola Sporro è ancora infortunato, è infortunato anche la lingua e quindi non hanno voglia di parlare. Bene, dirò io qualcosa. Diciamo che la prossima settimana allora, come dicevamo prima, ospiteremo la Fortitudo di Busnago qui in casa sempre alle 21.30, mentre ci sarà il nostro basket Groane Lentate, giocherà contro Cusano per un posto nei playoff. Pallacanestro Milano giocherà contro Vimercate, quindi avrà una partita piuttosto facile. Meda giocherà contro il Ginate e anche qui ci sarà da divertirsi. Olginate ha cambiato allenatore, salutiamo il nostro amico Marzio Puglisi che è stato esonerato purtroppo dopo tutto quello che aveva fatto per la pallacanestro di Olginate. Questo dispiace molto a me, dispiace molto a tutto il movimento della pallacanestro. Riprendiamo quindi con Moscatelli che entra al posto di Sugar Del Pero. Entra ancora Lollo che è qua vicino a noi, entra Davide Terraneo ed entra Luca Bernia. Giochiamo alto, esce Borghi per Davide, ancora Borghi per Lollo, blocco, pick and roll, non va, cerchiamo Bernia di sotto che gira intorno al giocatore e realizza subito un ottimo gancio in sottomano, così da andare sul 17-18. Poi cerchiamo di essere un pochino più concreti in attacco, che negli ultimi 3 minuti siamo stati poco concreti in attacco. Buono anche il libero di Luca Bernia, 18 pari. Lollo sul piccolo Casciano, consegnato ancora da parte di Pellizzoni che poi riceve sotto. Davide lo segue molto bene, lo anticipa sul passaggio di Casciano, rimessa dal fondo, 14 secondi ancora da giocare per i ragazzi di Meda. Gira sul blocco e poi riceve Casciano contro Lollo, prende il blocco, pick and roll che funziona sempre molto bene, bomba dal numero 12 Pellizzoni, Riccardo, finta, taglio di Borghi, Moscatelli, Lollo, Moscatelli, Davide, sportellate di Bernia con Davide, 3 secondi fischiati a Luca Bernia, non li vedevo dal 1985 i 3 secondi fischiati, comunque se l'arbitro li ha contati ci sono e quindi perdiamo un'ottima opportunità per andare sul pareggio. Ora, ancora Casciano contro Lollo, gira veloce il pallone sul perimetro, Verucchi perde il pallone, perde la maniglia, Moscatelli poi riconquista, va veloce su Davide, Davide esce, Borghi, Davide, Moscatelli non esce, taglio di sotto per Bernia, fantastico, fallo su Bernia che viene accarezzato dal dietro dal numero 15 Verucchi, schiaffeggiato, quindi tiro libero supplementare per Bernia. È un tiro libero supplementare quindi per noi. Abbiamo primo fallo per il numero 15 di Meda, libero supplementare per Bernia. L'arbitro, il signor Arienti, ha qualcosa da dire a Sant'Echionchio. Il pubblico rumoreggia un po', l'arbitro protagonisteggia un po' e il pubblico rumoreggia. Libero per Lucone Bernia, pronto il cambio sul tavolo di Meda, è sputato dal ferro il libero di Luca, buona la sua esecuzione. Meda allora attacca con un giro veloce del pallone, esce per Martin,
per Casciano che cerca di ubriacare Lollo. Pick and roll per il numero 17 che prende il ferro corto. Martina ancora. Giochiamo Transit, che non è un furgone della Ford. Penetrazione di Davide, scarico ancora per Bernia, che sta funzionando molto bene il taglio di Bernia in mezzo. E poi fallo di Lollo, fallo ignorante che non serve a niente. Cambio per i ragazzi di Meda. Rientra Andrea Grassi, che prima ci ha fatto dannare un po' in mezzo all'area, e ci fa... giochiamo blu in una bellissima 3-2. Esce Meda con il numero 15, conquistiamo il pallone con il rimbalzo di Davide Terraneo, ne ha addosso 3, se li scrolla di dosso, velocissimo per Borghi, fuori per Moscatelli che fa 3 piede perni e fa infrazione di passi. Giusto, esce poi il numero 15 di Meda, Andrea Verucchi, ed entra, rientra Tommaso Lanzani, che è il miglior realizzatore della sua squadra con 213 punti. Giochiamo ancora blu, andiamo di attaccarli con la sua stessa, giochiamo blu, bomba del numero 12 che va molto bene a canestro, d'altronde sei il secondo miglior realizzatore della sua squadra, un motivo ci sarà. Riccardo Pellizzoni, che è un 96. Davide per Mosca. Moscatelli ancora temporeggia, va in uno contro uno, scarica sotto ancora per Lucone Bernia, scarica per Lollo Lanzi, esita, arresto e tiro corto, schiaffeggia e riconquista il pallone, la toccata, fallo di Lollo che va a rimbalzo, l'arbitro vicino, ed è ridicola questa cosa, che l'arbitro vicino ha fischiato rimessa per i blu e invece l'arbitro lontano ha fischiato fallo di Lollo Lanzi. Decisione discutibile che rivedremo al nostro instant replay. Gioca ancora sul perimetro Meda con Casciano per Lanzani, fallo di Moscatelli, stiamo caricando di falli inutilmente, rimessa dal fondo, 24 per i ragazzi di Meda, 22 per l'Allianz Bank Rovello. Due falli anche per Lollo Lanzi. Borghi intercetta molto bene il pallone, poi lo riconquista il grande tiratore Pellizzoni. Bomba che non va da parte del numero 11 Lanzani. Davide Terraneo cerca di correre, di far correre la sua squadra, ubriaca con la testa degli avversari. Ricciolo bellissimo di Davide Terraneo, che però balla sul ferro e poi fuoriesce. Penetrazione invece di Lanzani. Luca Bernia commette fallo, è il suo secondo fallo di Bernia. Esce un ottimo Casciano, rientra Tornari, secondo fallo di Bernia, quarto fallo per noi, al prossimo andremo al bonus. Primo libero che gira sul ferro per i ragazzi di Meda. Prepariamo l'ingresso di Corno al posto di Ma, vedremo. Secondo libero buono, cambio. Esce Lollo Lanzi che ha due falli e rientra Ale Corno. Vediamo se ci regala qualche bombettina delle sue. Davide per Mosca. Esce Corno da due blocchi. Corno francobollato da Verucchi, esce poi Borghi che in uno contro uno, in un gancetto da campettino, cerca di accarezzare il pallone, poi doppio piede da parte prima dei nostri e poi dei ragazzi di Meda, va all'ultimo tocco ai ragazzi di Meda, quindi rimessa per il basket Rovello, rimette Mosca per Davide Terraneo, prende un blocco per Bernia, servito male, Mosca, aria, bomba, no scusate, arresto e tiro di Mosca. Luca Bernia poi cerca di riconquistare il pallone, gli sfugge dalle mani, corrono veloci i ragazzi di Meda con Tornari che fa in arresto e tiro
stoppato molto bene da Corno, che vola in contropiede, poi non riceve. Ancora Davide Terraneo, scarica fuori per Moscatelli, per Bernia, che va in bomba, corta corta la bomba di Bernia, lo farei riposare un attimino. Gira sul perimetro Meda con Grassi, poi con Lanzani, Tornari, scarico sotto sempre da solo, stradimenticato per la terza volta Grassi, terza volta che lo dimentichiamo in mezzo all'area, ci punisce sempre. Giochiamo Paper, allora riceve Bernia per Davide, gira fuori Corno, va in penetrazione, curato molto bene, non riusciamo a realizzare. Moscatelli si butta a rimbalzo, 27-22 per i ragazzi di Meda, passi di partenza non fischiati, intercettata da Borghi e quasi da Davide Terraneo, cambio per i ragazzi di Meda, continuano bene le rotazioni, esce il numero 12, esce Pellizzoni, Riccardo, e rientra il numero 19, Stefano Caffara. Gira sul blocco, un doppio blocco, riceve Tornari, pick and roll ancora, terzo fallo di Bernia che in questo momento lo toglierei. Entra Barbizan, cambio per Luca Bernia, suo terzo fallo, con 4 minuti ancora da giocare in questo nostro secondo quarto. Giocheremo ora con libero per Andrea Grassi, che non va, forza ragazzi, ci stiamo addormentando in attacco, in difesa lasciamo troppo libero Grassi che ci fa quello che vuole. Buono il secondo libero di Grassi, quasi 3, 2, 4, 6, 7 punti realizzati da lui. Allora, giochiamo un gioco molto facile per noi, fuori per il tiro di Corno, Davide, blocco, gioco a due che non va, Barbizan cerca di conquistare il rimbalzo e non lo strappa, lo strappa invece un ottimo Meda che va a realizzare da tre con mister Lanzani, Tommaso, e sono più 9 per i ragazzi di Coach Chionchio. Non riusciamo a realizzare, e esce Corno dai blocchi, vediamo, va in penetrazione, finalmente riusciamo a sbagliare anche un calcio di rigore. Questa sera sbagliamo veramente l'impossibile, due tiri liberi per Corno, esce Moscatelli ed entra Boss. Oh, finalmente il primo libero di Corno che va dentro. Speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di bombe. Buono anche il secondo libero di Corno, che ha una facilità di tiro veramente incredibile. Entra anche per il basket di Meda, si sta preparando il rosso Longoni sul tavolo del cambio. Gira poi Meda con Verlato, gira con Verlato, con numero 11 Lanzani, scarica fuori, fuori ancora. Buonissima la difesa, finta e arresto e tiro di un ottimo Matteo Tornari, 33-24. Giochiamo Papero, esce Barbizan a prendere il pallone, dall'altra parte esce Borghi, Bosa, Borghi passa male il pallone, 16 secondi ancora da giocare, cambio, esce il numero 7 che è Federico Verlato e rientra Alessandro Longoni. Rimessa per Davide, esce per Gorni, per Borghi, Borghi per Bos, chiama lo schema 1, girerà fuori Davide Terraneo, non va, Barbizan trattenuto in mezzo all'area, passi non fischiati, incredibili passi non fischiati da parte degli arbitri. 35-24, perdiamo il pallone, Borghi va in uno contro uno, ingancio sotto contro Andrea Grassi, infrazione di passi incredibilmente non fischiata,
sulla ricezione, due tiri liberi per il nostro Giorgione Borghi, che ora metterà a posto i piedi, picchierà forte il pallone ed il primo è corto. Forza Giorgio, secondo libero per il Giorgio, il secondo libero è corto anche questo, e poi c'è il fallo del numero 18 che spinge. Sono due tiri liberi per il nostro corno. Cambio per i ragazzi di Meda, rientra il numero 7 Stefano Federico Verlato ed esce il numero 18. Credo abbia fatto il terzo fallo, spingendo corno per conquistare il rimbalzo. Due tiri liberi per noi, andiamo di riportarci sulla sotto di 9 punti. Primo libero è retina, solo retina, 35-25. Questo è il 35-26, 2:49 ancora da giocare. Forza ragazzi, su Davidino contro Tornari che cerca di ubriacarlo, poi infrazione piede per Davide Terraneo. Deve essere volontario, giustamente dice l'arbitro, è rimessa, riceve Meda e gira sul perimetro con Fornari, scarica sotto per un'infrazione di passi non fischiata, si fa largo con una spallata, corno poi recupera il pallone, vola in contropiede, fantastico assist di corno, schiacciato in mezzo a quattro giocatori e Barbisan realizza il suo ennesimo punto della partita. 35-28, corriamo ragazzi, forza, pressiamo bene, passi di partenza non fischiati ancora del numero 19, mette a posto i piedi, scarico sotto ancora dimenticato per il numero 7 Verlato, che gioca al posto di Grassi e ci fa lo stesso gioco, pick and roll sempre che va loro a buon fine, noi riusciamo a combinarne uno su tre. Taglio doppio, riceve corno, va contro la spalla e poi con un grande uso del corpo va in penetrazione, ci porta sul 37-30, 1:36 da giocare alla fine di questo secondo quarto, poi andremo alla pausa lunga. Finta il taglio e poi invece lo fa Verlato e quindi riconquistiamo un pallone, una buona difesa, 1:30 da giocare, riceverà Boss. Boss chiama lo schema alto, là esce corno, ancora Bosa dimenticato da tutti, va in una facile penetrazione e ce la mangiamo, stanco Andrea, esci fuori sul tiro, usciamo sul tiro, cambia ancora pick and roll, deviata dai giocatori secondo me di Rovello, viene data invece ai ragazzi Meda, l'aveva deviata forse Barbisan, è stata data rimessa per l'errore al passaggio. Taglio di Barbisan, blocco in alto e poi gira sul blocco, Davide non lo vede, va in uno contro uno Davide, cerca anche il tiro libero, abbiamo solo due tiri liberi e 50 secondi da giocare per Davide. Primo libero di Davide è perfetto, secondo libero è gioco, 50 secondi da giocare, riconquistano i ragazzi di Meda il pallone con Caffarra, blocco e giro sul blocco, poi perde la maniglia del pallone, la penetrazione di Tornari di sinistro, 38 secondi da giocare, abbiamo ancora uno sgambettone per Davide Terraneo, Bosa porta il pallone, Andrea gioca su Barbisan, corno passeggia, ancora per Boss, arresto e tiro di Bosa che non va, poi va in tap-in Ale Corno,
Il numero 5 cerca di buttarlo fuori dal campo, subisce fallo e riconquistiamo altri due liberi, 23 secondi da giocare, ultima azione per i ragazzi di Meda. Due liberi per Corno. Cambio. Esce il numero 5, Matteo Tornari, e rientra Alessandro Casciano per questi ultimi 23 secondi. Primo libero per Ale Corno. Ciuffetto, perfetto. Secondo tiro libero, che ci porta sul 37 a 33 e 23 secondi da giocare. Giochiamo senza fallo. Se ci segnano sono bravi. Davide ancora scivola e poi Corno anticipa in modo fantastico. Ci va a passare il pallone. Azione da rugby. Esce il pallone. Fallo. Andato a cercare, infrazione di passi, non fischiati. Davide Terraneo a 7 dal termine, fa un fallo, rocambolesca questa azione, sotto canestro il pallone è uscito, o meglio il giocatore è uscito ma non il pallone. Due liberi per Alessandro Longoni, primo libero di Ale Longoni, ciuffo, 38, Meda 33, Allianz Bank Rovello. Secondo libero e gioco per i ragazzi di Meda. È buono anche il secondo libero, vanno in pressione subito. Ragazzi di Meda, Davide, 7, 6, 5, perde il pallone. Arresto e tiro. Incredibile questa rubata a centrocampo che porta i ragazzi di Meda sul 42 a 33 alla fine di questo secondo quarto. Manuel abbastanza furioso. Va negli spogliatoi, amici, a più tardi, ciao.